Ciao a tutti ragazzi, io sono Deven, bentornati sul mio canale. Eccoci qua, saltiamo in testa al bro con un nuovo episodio di Cyberpunk 2077. Come state? Spero tutto bene. Agagagaga. No, quello è Capobastone. Chi è che conosce Capobastone di voi? Una cosa abbastanza vecchia, non so se faccia più video. Boh, vabbè, ai tempi di quando andava fortissimo Minecraft. Comunque. Non è niente male. Quindi, preferisci Crystal Clouds? Ehi, almeno qui sai quello che compri. Tu lo dici tu, bro. Comunque, siamo qui a Jig Street. Mamma mia, Jig Jig. Mi sono un po' impallato. Perché, se vi ricordate, nello scorso episodio abbiamo scoperto che... Come si è chiamati? Evelyn. Evelyn, che stavamo cercando, che è quella che ci ha commissionato il colpo alla Arasaka. È scomparita e l'hanno portata qua da un bisturi, in teoria, a farla aggiustare. Però sta a vedere... Che cazzo... Ok, non so, alzalo alto là il sudore, non so, sulle mani. Ma prima ho visto di sfuggita che abbiamo due punti talento e un punto attributo. Allora, andrei col 10 di tecnica, magari poi ci fermiamo, però magari un 10 ci può stare di tecnica, ok. Allora, signori, anche se a me non fa impazzire il sistema di hacking e tutto, cioè non il sistema in generale, non mi fa impazzire questa cosa, anche perché te devi fermare il combattimento, devi fare l'hacking, eccetera, eccetera. Sta parte di Cyberpunk, che comunque è anche abbastanza importante tutto sommato, però a me non fa impazzire. Comunque direi di prendere questo, che ci fa rigenerare la RAM anche se siamo in combattimento, che può essere molto utile, sinceramente. Poi potremmo prendere o questo, oppure potremmo andare anche di lame, che avevo intenzione di usarle un pochino di più in questa run. Nella prima run che ho fatto non le usate proprio per niente. Però vi devo dire, ma sì, dai, abbiamo questo. Ci può stare, ci può stare. Le lame paiono abbastanza forti, se troviamo quella giusta. Ehi, fermo lì, non avvicinarti. Ciao, ti bro. Stai cercando. Tu madre. Ho un problema da risolvere. Sono qui per questo. Quindi che ne dite di andare a fanculo e lasciarmi passare, così nessuno si farà male? Perché così aggressivo? Stavo solo scherzando, e dai. D'accordo. Lascialo passare, Sludge. Zitto e vai a casa dalla mamma, capito? Ecco, famo che andiamo dritti, va? Si opera. Credi che abbia paura di te, Scricciolo? Ma Judy? La città piomberanno su questa fogna. Se hai un problema finanziario, va a lamentarti in tribunale, Bertina. Lasciami in pace. Sei arrivato. Chi stai a litigare, bro? Ci tieni proprio a parlare con Evelyn. Ma tu che dici, bro? Mi vedi? C'è una fila qui. Non si supera. Metti il culo sulla sedia e aspetta il tuo turno. Dove cazzo è andata Judy? Ma è entrata? Ah, no, eravamo compenetrati. Che cosa ci fai qui, Judy? Slurp. Quello che ci fai tu. Sto cercando Evelyn. Come sapevi che Evelyn era qui? Ho amici al cloud. Lì le voci si diffondono più veloci della gonorrea. Beh, ovvero? Ti devo dire. Un amico mi ha detto cosa hai scoperto. Quindi eccomi qui. Ma non abbiamo parlato con nessuno. O sbaglio? What? Non è che le Mox tengono d'occhio Fingers? No, perché? So che le Joy Toy escono da questa clinica peggio di come entrano. Sì, beh, non possiamo risolvere tutti i problemi del mondo. Aspetteremo un'eternità, me lo sento. Non è che potresti parlare con quelle e chiedere di saltare la fila? Perché io? Mi sa che non gli vado a genio. Dai, provaci. Oppure inventati qualcosa di meglio. Bro, che cazzo vuoi che faccio? Fingers aiuta le ragazze e i ragazzi di strada? Ha aiutato me. Sarei in sedia a rotelle se non fosse per lui. Ti ha montato del cromo che aveva la vera pelle tutta scrostata. E l'ha sostituita con una roba che ricorda il cesso di una casa per anziani. Sempre meglio che essere storpia. Proviamoci. Vedete, la mia amica è messa molto male. Non è che ci lascereste passare avanti solo per questa volta? Ma certo, tesoro, passa pure. Ehi, aspetta un attimo. Non sembrava così grave un attimo fa. È una tipa tosta.
si tiene tutto dentro. Forza, andiamo. Con le tue labbra sensuali. Ok, era così facile? Ah, ok. Sì, che ha finito. Entriamo. Ciao. Sì. Salve. Cosa posso fare per voi? Mi serve solo un minuto. Un minuto? Tutto qui? Peccato. Potrei guardare con le tue labbra carnose per ore. Persino giorni. Ma ora sono un po' occupato. Siete Tiger Claws? Per quanto ne so, ho pagato tutto. Sì, basta lavate le mani, zio Pera. Le Mox? Perché non l'avete detto subito? Allora, cosa vi porta qui? Ma sì. Queste ragazze sanno che installi impianti difettosi. Tu li definisci difettosi. Io dico che sono il meglio che posso trovare. Capisci? Che cosa ci guadagni? Quello che possono offrirmi. E hanno sempre qualcosa da offrire. Insomma. Sei un cazzo di pervertito, lo sai? Che cosa volete? Evelyn Parker. Devo sapere dov'è. Venite nel mio ufficio, prego. Qui passano pure un ufficio? Molte ragazze. Moltissime. C'è qualcosa da inculare, comunque? Credo di dedicare a tutte loro un tocco personale. Chiedi pure in giro. Non sono un semplice bisturi. Ma che? Sarò più che lieto di farvi fare un giro, ma magari dopo glielo inculo. Anzi, guarda. Naturalmente non posso certo ricordarmele tutte. Sì, chiamiamoglielo subito, prego, boh. Poggiate i vostri deliziosi derriere. Ma guarda, andiamo piano, dai. Che mi dici dei registri? Terrei pure qualche documento. Non si registrano impianti come questi. Mai e poi mai scrivere nomi. Capelli blu, chip da doll, impianti da brain dance all'avanguardia ma danneggiati. È stata qui. Povera ragazza. Ho cercato di aiutarla davvero. Ma come vedi, non ho esattamente una struttura all'avanguardia. Vieni al punto. Il punto? Ah, sì. Beh, non ho la più pallida idea di dove sia. Basta stronzate! Che cosa l'hai fatto, pervertito? Ora, o metti una museruola a questa creatura, oppure la abbatti. È impossibile avere una conversazione con lei intorno. Non parlarle in questo modo. Lei mi ha insultato. Ascolta. Prima vuoti il sacco, meno dovrai avere a che fare con noi. Ora, Evelyn Parker, dov'è? Potrebbe essere sul punto di diventare la prossima star delle brain dance illegali. Non so altro. Dove possiamo trovarla? Quante volte devo ripetermi? Non lo so. Ho fatto quello che avrebbe fatto chiunque al posto mio. Quando ho capito che non potevo aiutarla, l'ho sistemata e ho chiamato il mio fixer. Quello stesso giorno due tizi sono venuti a prenderla. Dove l'hanno portata? Te l'ho detto, non lo so. Loro non erano molto loquaci e io non sono stupido. So che non si fanno domande a gente come quella. Non sei stupido? Che cosa credi? Perché tutte queste ragazze vengono qui e si lasciano palpare da te? Credi che sia per il tuo fascino e il tuo altruismo? Vengono perché non hanno scelta. In fondo ti disprezzano e sanno bene quanto sei patetico. I due che sono venuti a prenderla non hanno detto dove volevano portarla e cosa ne avrebbero fatto? Hanno parlato di un virtù con una falena, credo. Dicevano che sarebbe stata perfetta per loro, qualunque cosa intendessero. Ma non so davvero altro. L'hai venduta come se fosse un cazzo di manichino inanimato. Perché è proprio questo che era. Mi serve una boccata d'aria. Esco un attimo. Judy ha ragione.
Quelli come te rendono questa città un vero inferno, giorno dopo giorno. Hai avuto quello che volevi, no? E allora cazzo, vattene da qui. Brutto rincoglionito. Così così ti stacco la testa, guarda. Non posso? Che palle. Vabbè. Judy, amore mio. L'ho lasciata tornare al Clouds. Potevo fermarla, ma non l'ho fatto. Perdere la testa non ci servirà a nulla. Sarebbe uno spreco di tempo. Oh, sono lucida. Così lucida da capire che Evie sarà già morta, cazzo! Non puoi saperlo. E di certo non sprecherò preziosi minuti che potrei usare per cercarla. L'unica pista che abbiamo è una XBD. Dove ci porta? Sappiamo anche che dobbiamo cercare qualcosa collegato alla Death's Head. Meglio di niente. Non capisco il tuo ottimismo. A me sembra che non abbiamo in mano niente. Dobbiamo scoprire dove girano questi video. Deve essere un qualche buco. Dubito che girino all'esterno. Sì, deve essere un luogo tranquillo, appartato. Potremmo trovare qualche indizio in uno dei loro virtu. Sarebbero degli idioti a lasciare indizi. Tutti si lasciano dietro delle tracce. Si tratta solo di sapere dove cercare. Fortunatamente per me, ho al mio fianco la miglior specialista di BD della città. Un paio di occhi esperti in più. Beh, la tua specialista di BD ha un'idea migliore. Piaceri di Night City, un dominio con un gemello sulla Darknet. Da lì passa ogni genere di cosa. Potremmo trovare qualcosa di utile. Fammi pensare un attimo. Proviamo con quel sito, dai. Darknet è la nostra pista migliore. Atteniamoci al piano. D'accordo. Magari ci troviamo qualcosa di utile. Ti aspetto al furgone. Ok. Ah, ok. Non capivo a cosa servisse questo terminale. Evidentemente ci sono informazioni su questa Death's Head di cui aveva parlato, presumo. Trova lo spacciatore di XPD in Jig Jig Street. C'era qualcosa che mi sono perso là dentro, forse? Boh, non so, però si è sbloccato questa cosa. Takemura. È quello che ho concordato con Pablo. Cosa è importante? Se non ti piace, prendetela con lui. Voglio qualcosa che mi colpisca. Sto trattando con te. E questo significa che hai un problema. Abbiamo di tutto. Ora potrei anche spargere le coccodelle per strada, ma questo non mi dà... Quante conversazioni, zio Pere. Vuoi provarci? Alzami. Non potevi fare più attenzione. E come può esserci utile, di preciso? E poi devo ho organizzato un incontro. Io, te e questo mio amico. Devi dirgli quello che hai detto. Se i clienti volessero vedere i rotoli di cinta, starebbero a casa a guardarsi allo specchio. Non credo che lo convincerai facilmente. Non ho abbastanza Eddie per riparare. Ma è un inizio. Smettila di farti per una settimana. Va bene. Più che abbastanza. Dove e quando? Se non lavoro, ci facciamo la fame tutti e due. Dopo il tramonto. D'accordo. Ti mando la posizione precisa. Tu va a farti sistemare dal bisturi. Va buono. Vediamo se riusciamo a parlare senza 92 conversazioni insieme. Ciao, Fra. Che cosa cerchi? Sto cercando delle BD particolari. Particolari? Che sei, uno sbirro? Dammi il meglio che hai. Qualcosa della Death's Head. Non ti facevo un intenditore. Ma un Death's Head ti costerà. Che ne dici di uno sconto per un nuovo cliente? Faccio sconti solo ai clienti abituali. Se non hai soldi, sparisci. Ma... No. Oh. Hai niente che potrebbe interessarmi? Qual è questa? Da 150... vabbè, sti cazzi. Buono sapersi. Buono sapersi che ha tutte ste robe. Non so se le vendano anche i negozianti normali, sinceramente. Eccoci, Judy's. Salta su. Eccoci. Ah, non così, scusi. Preparo il sistema. Tu allacciati bene il visore. Guarderai mentre lo monto in tempo reale. Un classico. Quando vuoi, sono pronto. Voglio che mi descrivi quello che vedi. Magari mi sono... you
Allora, cominciamo subito con un... V, la modalità modifica è pronta. Scava pure quanto vuoi. Scava, forse. Solo loro hanno quel gusto orribile nel vestire. Cazzo, se è caldo. Le scansioni termiche sono fuori scala. Continua a cercare. Ma c'è una fonte sonora che... La radio è a tutto volume. La radio, ok. Probabilmente per coprire le urla. Però ce n'è anche una... Quella là... Fetta di pizza. Da poco. Pizza di Baca Slice. Sulla tuta, tuta del laboratorio Electric Corporation. La tuta aveva un logo della Electric Corp. Che sia un costume di scena. Un fetish per gli operai. Mi sembra difficile da credere. Questo spiegherebbe le elevate scansioni termiche. Forse sei sulla pista giusta. Allora, scatola di cartone. Decker, logo Tanaka e Rogers. Sinonimo di spazzatura. Aroma di caffè sintetico da 4 soldi. Caffè. Eppure freddo. Sempre Baca Slice. Una scav. Chi l'avrebbe mai detto che quando non fanno a pezzi la gente girano XPD? Ok, dobbiamo cercare una centrale del... Il caffè era freddo. Lì da ieri, probabilmente. Lei sì, aveva un la pizza sembrava più recente. Ma che sta succedendo a questi dialoghi, zio Significa Pera? Che qualcuno ordina regolarmente da Baca Slice e non lo fa per il sapore e gli ingredienti freschi. Quella pizza sta di polistirolo. Nessuno attraverserebbe la città per ordinarla. Che cazzo è? Ma non ho capito. Vabbè, credo che possiamo uscire comunque, no? La vecchia centrale della Electric Corp a Charter Hill. Dovrò accontentarmi per ora. Non c'è altro in questo video. Non perdiamo tempo. Per forza, vieni con me. Ma sì, facciamo una cosa, io adesso continuo, però per questo episodio io vi lascio. Quindi stiamo cercando la nostra amica Evelina. Niente, nel prossimo episodio scopriremo la verità su questa centrale dell'Electric Corp vicino a un Baca Slice, vicino a una pizza che sa de merda, tipo la pizza del kebab bar. In realtà mi hanno detto che è buona qua vicino alla pizza del kebab bar, cioè non come una pizzeria. Comunque stiamo divagando. E niente, io spero che questo episodio, forse un po' inconcludente, però non posso fare ovviamente 40 minuti di video, quindi portate pazienza. Abbiamo capito comunque delle cose. Spero che vi possa essere piaciuto. Se così fosse, vi invito a lasciare un like, un commentino per aiutarmi a supportare il canale e soprattutto per l'algoritmo, il nostro amico o nemico. Poi mi raccomando, per chi non lo fosse, iscrivetevi. Mi raccomando, anche una condivisione, che può anche quella aiutare parecchio per l'algoritmo. Magari attivate pure la campanella per non perdervi tutti i miei nuovi video. Noi ci vediamo al prossimo video. Vi saluto e vi ringrazio. Love you. Ciao!